Sarà, ma la riapertura dell'organismo di mediazione in città profuma molto di riscossa rispetto a Vicenza. La cosa non è stata messa in particolare evidenza durante la conferenza stampa di questa mattina, ma non può che essere così, visto che il servizio attivo a Bassano già dal 2011 è stato chiuso a luglio dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza, guarda caso proprio nel momento in cui è tornato a farsi largo il progetto di apertura del Tribunale della Pedemontana. La notizia che l'organismo di mediazione forense di Vicenza aveva deciso di interrompere il servizio a Bassano e quindi c'era un vuoto nei confronti dei nostri cittadini. Un vuoto che il circolo giuridico bassanese ha voluto assolutamente colmare, riaprendo con l'associazione Equilibrio il servizio di mediazione civile e commerciale. È un primo passo per riportare l'amministrazione della giustizia in città. È in attesa del ritorno del Tribunale della Pedemontana, ma in ogni caso è un servizio che noi abbiamo voluto dare ai nostri cittadini. Gli uffici messi a disposizione dal Comune di Bassano sono stati aperti a Palazzo Antoni Bon, già sede del Tribunale. In genere le mediazioni più frequenti sono quelle delle successioni ereditarie, quindi quando si litiga per l'eredità, per un testamento, le divisioni anche a seguito di una separazione, di un divorzio, e quelle in ambito condominiale, in materia di 110 ne abbiamo tantissime, le locazioni, e i conflitti in materia bancaria, finanziaria, amministrativa e tutti quelli che riguardano l'ambito della sanità.